Questo programma è offerto da Unipolsai Assicurazioni, Piazza Rotonda 6, Lamezia Terme. Agente generale, dottor Ferraro Vincenzo. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Autonoleggio, PM Servizi SRL. Affiliato a Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Auto Royal, la prima società di consulenza per l'acquisto della tua auto, il punto di riferimento per chi vuole acquistare un'auto nuova o aziendale a chilometro zero. Auto Royal è anche estensione di garanzia per l'usato, servizi finanziari e tasse agevolati. Auto Royal, di delle nazioni a Santa Fe e Lamezia. Uno, due, tre, ciak, si gira, ci siamo. Uno, due, tre, ciak. Ah, ciak. Ma si dice ciak, così, come va, sta bene. Uno, due, tre, ciak. Buongiorno, Garbo. Buongiorno, Lamezia. C'è, guardate qua, c'è Pasqualino Rettura, che viene qua la mattina, saluta ovviamente, e poi fa... Cioè, ci vuole dire, no? Un mi chiamate, ma io lo vuoi. Un mi chiamate, ma io lo vuoi però. Un mi chiamate, che c'è? E vieni. Saluta, no. Sennò, Pasqualino, allora, intanto, abbassati un po'. Solo davanti a me ti puoi abbassare tu. Intanto non è che sono io che vengo qua. Siete voi che venite qua. Assolutamente. Questa è la nostra postazione. Tu la mattina. Ma tu lo sai che io vengo sempre qua la mattina. Allora, Pasqualino. No, stamattina non posso stare con voi. Voi sapete che gli voglio bene. Ci no? Sto con piacere perché sto andando fuori sede. Sta andando fuori sede per cose molto importanti che non posso assolutamente rivelare. Bene, buona giornata e anche buon lavoro. Okay? E salutemi gli ciao, amici presi. Ciao, ciao Pasquale. Ciao. Va bene. Allora, fatto questo. Scusa, quando si gira parte sul set, no? Sul set. Parte il film, si ha Chuck, sì, no Chuck. Così. No, è che sei da croce, hai ragione. Chuck. Chuck? Così. Chuck? Si comincia. Come si dice? Non dire niente. Non si, non si dice, si non comincia. Dire niente, lascia stare. Ci ha passato la culo uno al regista tu. Allora, buongiorno signori. Oggi facile, 24 aprile. Siamo alla vigilia del 25 aprile, domani sapete che è festa. È una ricorrenza molto importante per alcuni, ovviamente per altri no. Domani ci saranno delle manifestazioni. Sicuramente. C'è un BBBBBBB quando noi qua ovviamente adesso questo ci dà una mano i social per avere qualche notizia in più, no? Allora, domani è il 25 aprile. Festa delle liberazioni. Festa delle liberazioni. Tu pensa che Giovanni va fatta la mossa, cioè, chi è domani, il 25 aprile, gli hai dato uno schiaffo morale dimostrandogli che la storia è pane per i tuoi denti. Domani è il giorno della liberazione. E ripeto, per alcuni è una festa sentita, per altri il paese, diciamo, è un po' spaccato in materia. Invece il 1° maggio è festa dei lavoratori. È la festa tua, dei vagabondi. Io dico che è la festa dei vagabondi. No, è la festa dei lavoratori. È passata un po', come posso dire. Allora,
e salutiamo la nostra città, i nostri amici. Salutiamo i nostri amici, tutti coloro i quali hanno la pazienza di ascoltarci. Tutti i santi pare giorni. Che questa mezz'ora al giorno levi il medico di torno, così mi hanno detto alcuni, e allora questo a noi fa piacere. Ed è bene, ed è bene. Allora, partiamo immediatamente, tanto per rompere il ghiaccio. Stamattina il mio forismo è un po' lunghetto. Il suo forismo è un po' lunghetto, quindi ci agimo con mezz'ora. Ci agimo, sì, qua non c'è né punta né birgo. Vai avanti. È tutta una cosa continuata, va bene? Va bene. Allora, il pensiero del giorno dice così: è meglio tacere. E chi cazzo si muove? È meglio già. Vabbè, ma dove vuoi pure una Permettete che io intanto mi alzo quattro passi, poi lui mi dirà Giovanni, mi farà cenno. È meglio tacere cento cose che va benissimo. Tonino lo hanno chiamato e è dovuto andare. Allora, il pensiero del giorno dice così: è meglio tacere cento cose che andrebbero dette piuttosto che dirle una sola, va bene? Che meriterebbe essere taciuta. Adonè, hai capito? Ho detto che ti hanno chiamato. Ma che cazzo dici? Ma chiamato? Mi sono allontanato perché sì, una cosa è impossibile. Eh già. Va bene. Se no, sai che facciamo? La aboliamo. Ma queste cose davvero, avanti, aboliamo davvero. È meglio tacere cento cose, no? Che andrebbero dette piuttosto che dirne una sola. Sì, metto qua. Dirne una sola meriterebbe essere taciuta. Taciuta. Come chiamo io? Tu, a Fredo. No, mi ricordo, ma c'è un parente a Fredo, non c'è. Ma zucchero ce ne vuole? Zucchero non ce l'ho. No. Ah, senza zucchero. Aspetta, per la busta, aspetta. Ecco, è lo zucchero uovo giù. Aspetta. L'ha scritto. Non hai detto una mazza. Girolamo Cardano. Cardano. Essere un Cardone, un buono Cardone, allora. Prego, vabbè. C'è un Cardone della situazione, e tu? Dopo sta lettura. Salutiamo a Pasquale del chiosco. Pasquale, ad Alfredo e ad Antonio. Che sono. Ma dove andiamo noi? Non possiamo fare che quello ne tratta più meglio, quello ci pigliano tutti in una maniera ne trattano, veramente. No. Solo un bar è stato però non lo posso dire. Amore, se liberare Luca. Non lo posso dire. Tirci dei tirceri. Ma chi è? Prodigi Giari. Faccio cosa, dai. Ha preso, innamora. Ma per lasciarmi Luca. Tony, allora guarda, Tony, ma che se ne. Come si è detto lì? Questo è un pensierino del giorno. Bellissimo. Che tanti che frequentano i social, Facebook soprattutto, dovrebbe tenersi sempre a mente. Vedi? La tua aiuto è su Cardano a tu passare per nu Cardone, insomma, voglio dire. Cardone. E noi chiediamo scusa a Giovanni Cardano perché l'altro giorno Cardone. L'abbiamo incontrato io e Giovanni Cardone. A Viale Stazione. Perché campa ancora? È della media questo. O lo conosci? Che bello. Giordano Cardano. Giordano, Girolamo. Girolamo Cardano. Un dottore. Abbiamo incontrato un po' corsi di Giovanni. E chi tu scrivi per la cazzetta? Stamattina non ti hanno tutto a sentire però, vedi? Perché? Va a venire il nenno, per lui. È meglio tacere cento cose che andrebbero dette, sì.
piuttosto che dirne una sola che meriterebbe di essere taciuta. Questo molti frequentatori dei social, quello che c'è, che tu parli dei social, vi l'avessi vi signare, vi l'avessi vi signare, un bello pensierino, è detto, chi ne ha scritto? Gerolamo Cardano, l'ha ingaggiato, va bene. Chiesa ricorda, voglio salutare il nostro Luigi che cantava, il nostro pastore, lo salutiamo, il nostro pastore è il nostro Papa Francesco, come che da molto stai salutando a Papa, a Papà signor Francesco, Papa eccellenza, no eccellenza, il commendatore, no, al Papa, santità, 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 il nostro santità, ci il vogliamo nostro bene. Santità che cristiano vuole, vai, vai. Allora la chiesa ricorda San Fedele Maria Gen, maraviglia che parola di Fiotore, che la sa di questa parola San Maria Gen. Come si lei sta parola, Antonio? A parte gli scherzi, eh? Ma uno che ha fatto diploma non lo sa leggere. Uno che ha fatto diploma? Uno che ha fatto diploma, non lo sa leggere, eh? Troppo difficile. Tu la leggi che fai? Prima la memorizzi. La memorizzi. Sigmaringen. Lui è Sigmaringen. Ma io capisci, è Sigmaringen. Sigmaringen. Simingaren. Simingaren. Vabbè, Antonio, che sta dicendo tu? Sacerdote. Martire. Martire. Non ci potevano mettere partire. Ci hanno messo martire. Martire, no? Ha ragione. Martire. Quindi, martire si dice. Si dice martire, martire. Beh, come cominciamo un imbrigamo. Ti posso garantire che si dice martire. Martire. Si no. Può vuol dire martire su cazzi di tua. Martire. Ma guarda come suona bene. Sacerdote. Martire. O no? Santissimo o Santissima? Santissime. Santissime Maria. Femminile. Santissime Maria di Cleofa. Cleofa. E Salome. Salome. Salutiamo gli amici. San Vilfrido Vesco, mamma mia che parole. Che cose, ma che cagno, mentre di San Giovanni, San Battista, Sant'Antone, Santo Pasquale. Ricapitoliamo i santi per chi oggi fa l'onomastico, no? È pure offensivo. San Felice. Dove è San Felice? San Fedele, San Fedele. Gli diamo gli auguri che è San Fedele, no? Fedele perché a Maria di Crema, uno che si chiama Maria, uno che si chiama Salome, non ce le darei pure. Sì, ma uno sa San Gringer, San Gringer, che duro ci può ricerca, Vilfrido, da. Mi sbrigo. San Vilfrido. Vediamo, dopo c'è una cosa, stai diventando stucchevole questa cosa. Meteo. Tempo stabile, è soleggiato su tutto il meridione. Com'è? Tempo stabile, è soleggiato su tutto il meridione. Bene. Potresti togliere una L? Ah, io ho detto tempo stabile e soleggiato. Non soleggiato. Mamma mia, questo sei che mi. Sei quando era nero. Come si dice in dialetto? Mi imbizzavi subito. Ecco, mi imbizzavi. Ecco, avessi questo termine. Mi imbizzavi. Non capisce nessuno non imbizzare i giovani che vogliono i mo'. Mi imbizzare che bordere. M'ambizzato io. M'ambizzato, m'ha imparato. M'ha insegnato. Bra. M'ha insegnato. Mo si dico mannaggia. E quindi è tempo di bene. È un periodo di. È porido. Cioè abituato a baghe mampalas. Non è che ci posso abbassare. Pure porido. E mi parlo là via Adige. Porido Giovanni, ho trattato troppo male però. Porido Giovanni. No, no, cara. Voce per me come sci. Non c'è un bene. È basato. No, basato, via bene qua. È basato. Ci voglio bene Giovanni, questo è due volte. Oh, con Giovanni siamo insieme oltre 30 anni. Che questo che ha fatto. Solo, però 30 anni povero. scherziamo, Giovanni ci vogliamo bene veramente, dai. Ma tu la posso una... Però vai a richiamare tutti i due. Vai a richiamare tutti i due. Ma parla con la gente, no? Questi due signori qua, che sono amici miei, dicono che sono amici miei, di colleghi, di lavoro,
ci sentiamo soltanto da rassegna stampa. Passano un po' corso e non mi chiamano, vanno da non mi chiamano. Ecco, ogni tanto a muovere è Natale, dice Alben dove sei? E signore, è un po' scappare che ne facciamo lo passo, su poco corso. Un po' scappare. Ci avevo detto una volta, un po' scappare può venire qua. E lei ancora stai scappando, figurate, ma arriva di San Biasi qua. E che ci vuole quella macchina, due secondi. Ma perché noi ti chiamiamo e tu dici ogni volta, no, che dove sei, mi dice, signore, qua, però mi dice, venite, che facciamo una. Guardate qua, è un bugiardo. È un bugiardo. Ti posso garantire che è un bugiardo, va, all'azza. Perché me l'hanno detto. Non c'è possibile che non ti vediamo mai con Giovanni e Tonino. Ma tu sei uno che a cui piace la casa. Io ve lo dico veramente, a me mi piace uscire perché mi ci mancherebbe. La mattina mi piace di uscire, ma pomeriggio io mi sciallo, mi rilassa da casa. Noi che qua, ecco perché non ti chiamiamo, visto che Illu si rilassa da casa, perché lei mi chiamaremo di stressa? Grazie. Ti raccomando, ti raccomando, io. Buongiorno. Innanzitutto, Albino, il pomeriggio guarda la nostra TV perché ci segnala qualche problema, se abbiamo qualche problema. In effetti è vero. Interviene su. È il nostro, diciamo, osservatore speciale. Esatto. L'abbiamo già entrato. Buongiorno. Qui Cristiano. Buongiorno a tutti, salutiamo. Buongiorno, salutiamo, Alfredo, ma... grazie Alfredo per il caffè, mi saluto Antonio e Pasquale. Salutiamo. No, volevo dire, Antonio, prima di aprire il giornale, ieri sera siamo stati. Prima di aprire il giornale, ma perché scusa, non è una notizia. No, c'è solo. Che... No, siccome noi la notizia, lo so che c'è sui giornali. No, ma non ci interessa, ma dico non possiamo. No, vabbè, no, perché così come dite montiamo... voi. Sì. Sì. Allora, pronti via. Vai. No, ho capito. Adesso ho capito il senso. 46 si può creare un problema. Mettiamo l'altra batteria, non ti preoccupare. Siamo già organizzati. Ci comunicano dallo studio centrale che a il 46. Il collegamento finisce. Al 46esimo del primo tempo. Con un minuto di recupero. Finisce la trasmissione. Allora. Andiamo alla pagina della Ottima mezza. Questa pubblicità qua, anche perché ce n'è bisogno, cioè per chi ha problemi di emorroidi, voglio dire. Allora, ieri c'è stato, quando ci sono i doppi zero, su col set. No, quale doppi zero? No. È un numero normale. Sono io abituato a non rispondere a numeri telefonici che io non conosciamo. Che non conosco. Allora, ieri c'è stato un dibattito cittadino sul voto del 4 marzo. Insomma, c'è stata l'elezione e l'ha organizzato l'ex assessore, consigliere Rosario Piccione, avvocato. L'articolo è così: elezione a confronto aperto tra vincitore e perdente. Erano ospiti, insomma, i gridini con l'avvocato Di Poldo. Poi c'è stato Biscomi. Allora, presente i 5 Stelle, Biscomi che è stato eletto. Il professore Biscomi, Antonio Biscomi, che è stato eletto nel PD. Ma quando è venuto per intervistarlo ci ha detto dopo, aspettavamo a dire le nostre. No. E poi c'era Aquila Villella che si è presentata al Senato sempre nelle file del PD e infine Laura Fazzari, Potere al Popolo, quindi una Piccioni. E ovviamente Giovanni ha beccato l'amico Rosario, immediatamente gli ha fatto un'intervista, perché la cosa che è saltata ai nostri occhi e quindi ha stimolato la nostra curiosità, visto che trattavasi di dibattito aperto, abbiamo Giovanni giustamente puntualmente ha domandato come mai avete inteso non invitare Domenico Curgiuele, fatelo portare anche lui. Che pur è stato eletto e quindi fa parte, voglio dire, un esponente parlamentare. No, sapete che Domenico Curgiuele è stato eletto nelle file della Lega. Facciamo una cosa, lanciamo il servizio. Prima sì. L'intervista che io ho fatto io, che dura un minuto. E gli ho fatto alcune domande, io gli ho fatto le domande che adesso vedrete, e poi
quello che ha detto poi ufficialmente durante il dibattito. Sono due minuti. Lanciamo e dopo parliamo di altre cose. Prego. Oggi iniziativa qua a Civico Trame, organizzata dall'avvocato Rosario Piccioni. Insomma, un'analisi sulle ultime votazioni che ci sono state. Insomma, come mai questa iniziativa, invitando anche gli altri esponenti tipo 5 Stelle, insomma, Viscomi, fa parte del PD, insomma, com'è nata questa idea? Ma l'idea nasce sostanzialmente dalla considerazione che purtroppo in questa città manca la politica, soprattutto non si fanno più iniziative pubbliche, non ci si confronta con i cittadini. Sono passati ormai quasi due mesi dalle elezioni del 4 marzo e non c'è stato un momento di confronto pubblico in città. Abbiamo assistito alla politica fatta sulle piazze virtuali, su Facebook, dove ognuno ha dato la propria interpretazione del voto. Non c'è stato il contatto col cittadino? Ci mancherebbe, sono anche cose positive, quindi io non sto criminalizzando. Ma manca il contatto col cittadino? Manca il contatto con il cittadino. Stasera abbiamo voluto fare questa manifestazione, soprattutto la cosa più bella, più voci, nel senso organizzata dal movimento che io dirigo, che la Mezzi Insieme, un movimento civico. Abbiamo invitato e abbiamo preso atto della presenza con grande piacere tanto del Partito Democratico con l'onorevole Viscomi quanto del Movimento 5 Stelle con l'onorevole D'Ippolito e poi anche due candidate al Parlamento, Laura Fazzari di Potere al Popolo e Aquila Villella del PD. Io devo essere un po' cattivello, caro avvocato. Sono abituato. No, devo essere cattivello perché vedo un'assenza istituzionale. Sì. E vedo l'assenza dell'onorevole Furgiuele. Come mai questa scelta che molti condividono e molti non condividono? Allora dico subito e mi assumo ogni responsabilità. E gli ospiti li ho scelti io, quindi loro non hanno nessuna responsabilità in questo senso. Ed è una scelta chiara. Per me sono importanti le istituzioni, però voglio scegliere io i soggetti con cui interloquire. Io non ritengo la Lega in generale, l'onorevole Furgiuele in particolare, un interlocutore politico. Su questo voglio essere chiaro sin da subito. Ma la Lega ha un fatto personale? Perché... Quale fatto personale? La Lega ha detto anche Furgiuele, Furgiuele che rappresenta la Lega sul territorio. Io non ritengo che siano interlocutori politici e credibili con i quali poter parlare di politica. È un punto di vista personale, me ne assumo la responsabilità, però la scelta è stata questa. Avvocato, un'altra domanda che le voglio fare, sempre provocatore, queste diciamo sono l'inizio, lei ha già iniziato, per una futura prossima campagna elettorale. Per quanto riguarda l'elezione, sia chiaro perché insomma. No, assolutamente. Io chi mi conosce lo sa. Chi fa politica solo vuole un obiettivo. Ma no, io non mi ritengo né una persona ambiziosa né una persona che vuole vincere a tutti i costi. Sono una persona alla quale piace fare politica da tanti anni, sono impegnato sul territorio. Vediamo quello che succederà. Di certo non mi devo candidare a tutti i costi, la cosa importante è fare il bene della città. Però diciamo che c'è questa rottura all'interno del PD a livello nazionale, a livello locale. No, qui stasera. Perciò lei sta cercando di costruire, di raccogliere po' i cocci e presentarsi a una nuova campagna elettorale per le amministrative comunali. No, stasera vuole essere un confronto, nulla di più. Grazie, avvocato. Grazie a voi. Ovviamente nessuna responsabilità da parte di chi è qui, perché la manifestazione l'ho organizzata io personalmente, però ho detto in modo chiaro e preciso che per quanto mi riguarda, visto che la manifestazione e gli inviti li ho fatti io, con un certo tipo di intendere la politica, e quindi mi riferisco in generale alla Lega, ma soprattutto con chi sul territorio rappresenta la Lega, in questo caso Furgiuele, dal mio punto di vista non c'è nessuna volontà di avere un'interlocuzione politica, quindi discutibile o meno, però di questo mi assumo la paternità della scelta, perché si diceva come mai ha più voci e manca il centrodestra. Questo non vuol dire mettere un muro nei confronti del centrodestra, visto il segretario cittadino di Forza Italia che è qui, e quindi anche dopo, come tutti voi, potrà intervenire e dire la sua, perché è un dibattito aperto che vuole dare a tutti la possibilità eventualmente anche di intervenire.
Ma ripeto, con quel tipo di esperienza della Lega, in particolare con un rappresentante come Furgiuele, l'ho detto prima e lo ripeto adesso, vogliamo avere dei confini e una distanza adeguata. Allora, Donè, Giova, insomma, è chiaro l'intento del di Rosario Piccioni. Si è assunto la responsabilità. Beh, ma certo, con un certo tipo di politica come quella leghista e con schieramenti come la Lega non c'è nessuna volontà di dialogo, quindi loro dicono: noi abbiamo inteso non invitarli perché non abbiamo nulla da spartire con loro. Il succo della questione mi pare. L'altra domanda che io ho fatto, Tonino, se questa era giusto per una riunione, diciamo, giusto per vedere, per raccogliere i cocci di quello che è rimasto del PD, se era pronto a presentarsi alle prossime campagne elettorali. Insomma, sono state queste domande. Simpatica questa, super partes. La sede neutra di Trame è ammalaiana. La sede neutra di che? Sono tutte quante, tutte ascrivibili ad un'area politica di sinistra. Quindi il caffè letterario, tutto, voglio dire, riconducibile a una certa area politica. Quindi anche il caffè letterario che domani sera, voglio dire, si farà cultura, così dicono, gustando un buon aperitivo. Speriamo che facciano cultura a 360 gradi e non a dire questo non ci appartiene e quindi di questo non ne parliamo. Speriamo che sia una cultura a 360 gradi, amici del caffè letterario. Mi avete capito cosa voglio dire? Che c'è incuriosito, cosa abbiamo fatto ieri sera? Perché abbiamo l'altro filmato molto carino, diciamo, tu sai che quando andiamo noi vediamo. Ma noi cerchiamo sempre di cogliere quelle situazioni che possano far divertire la gente. Parliamoci chiaro, un Simo, non siamo formali, andiamo a una riunione, a una cosa, noi andiamo in questi posti per cogliere qualcosa di simpatico e presentarvi, strappare un sorriso, no? Anche per me, come posso dire, dobbiamo dire alla gente: guardate come sono attenti, guardate, mandiamo il servizio delle facce. Vedete, poi dalle facce lo traspare che cosa? Intanto la voglia matta di essere là, no? Un entusiasmo senza pari. E mangiamo il servizio. Mandiamo. Avete visto come sono a te? Ovviamente li salutiamo tutti, certo, tutti amici. Noi, la nostra televisione è questa. Tony, è piaciuta molto l'intervista che ho fatto al dottor Murak a casa sua l'altro giorno. Non è proprio interessato alla candidatura da sindaco. Ma Giova, ma parliamoci chiaro, tanti professionisti, no? Ci sono tanti professionisti che amano la loro attività, eccetera. Ma va pure la politica, Tony. Sì, ma la politica, Giova, è una gran bella cosa. Però con gli anni, no, uno poi si accorge. Tony, si è perso il senso di viaggio. La parola politica, se il senso, proprio il senso della parola. Ma non c'è dubbio. Ma non c'è dubbio. Quindi alla mezzi adesso
incominciano a scalpitare. Per esempio vedi gente, come io ho detto simpaticamente ieri, guardando il popolo presente al civico trame, che molti sono praticamente usciti dal sarcofago, no? Esatto. Cioè ogni tanto si fanno vedere, perché è così la politica, Giova. Io ti ripeto, la politica a me piace, ci mancherebbe altro, però lo sceneggiato, la farsa che stiamo vedendo a Roma, certo, ti accalorò latte. Quello che stiamo vedendo in Calabria ti accalorò latte. Sentire. E non è una bella figura che facciamo all'estero, tu, no? Ma tu all'estero, ma tu siamo proprio... a proposito di estero, è andato il nostro presidente, vero, Mario Oliverio, in Argentina ad incontrare la comunità italiana, e lo sai che ci ha detto? Una parola che mi ha colpito molto e mi ha commosso: non vi lasceremo soli. Ma posso vedere, Tone? Sì, sui social. Oh, ma è caduto la stato solo i calabresi, ca. Con tutto il rispetto degli emigrati. Ci mancherebbe altro. E c'era promessa di chi? E tu pensi che qualche coglione magari ci credi? Dici, mamma, com'è bravo Mario! Presidente, sta facendo il giro del web. Non vi lasceremo soli. Ma come mi pare? Tony, aprimi il giornale, la pagina di Vanessa. Non lo so, su porta che è la pagina regionale, no? Può darsi. Non vi lasceremo da solo. Vediamo qua. No, che c'è un accoltellato ai mamma re maravergine. Ah, come? Non lo so se lo dice qua il. Sulla Gazzetta. Comunque. Allora. Un angelo della Madonna, chi è questo? Ehi, mamma, quanto scuola. Gamba via! Un mille piedi era un mille piedi con delle chele. C'è chi da mille piedi e chi da uno, tu. Ma davvero, tu. Dove sta guardando? Che buona gamba è chiedo. No, ha ciambata pure. Ma è una cosa proprio. Sei cattivo, sei vero. Stavo cercando. Giù, a bene prima. Sì, hai ragione. Ecco qua. Stavo girando. Va avanti. Vediamo qua, è coltellato, come dici tu, brucca come chiedo. Tutti a qua. Regionale, ma lo chiudo. Caso dottore della burocrazia. No, Tony. Non lo dice, il giornale. Non lo dice il giornale. Lo dice. Lo dice il social. Che dice? I social. Vediamo qua se riesco a beccarlo, se ho avuto la felicità di condividerlo proprio per commentarlo qua. No, un mica affatto, c'è Giannicelli, se non mi sbaglio oggi è il suo compleanno. Auguri Massimo Giannicelli. Se non mi sbaglio, e quindi affettuosamente, guarda che ha fatto, minchia signor Tenente. Oh, ma te te le manda e... È un pazzo da legato. Vabbè, non lo vedo. Comunque, state tranquilli, che è come vi dice Totò, Antonio Vostro, ha detto non vi lasceremo soli. Io a me piacerebbe che lui avesse lo stesso sentimento, no, provato per i nostri, giustamente, emigrati. Per i nostri emigrati in Argentina, dove c'è una comunità italiana da paura. Ma anche in Canada, in da paura, è come se avessimo fondata nuova Argentina. Come il Canada, come parliamoci. Noi siamo venuti nuova, modestamente abbiamo fatto danno. Abbiamo lasciato il segno, voglio dire. Allora. Ecco qua il presidente, ho il piacere di avere il presidente, un secondo, della nostra squadra del cuore, a sette di qua. Oh, che piacere stamattina. Buongiorno. Non ha bisogno di presentazione, ovviamente. Salvatore Lettura, reduce, no? Da un campionato brillantissimo. Siamo primi. Prima di notare. Dobbiamo aspettare praticamente l'esito del campionato del girone pugliese campano per stabilire chi delle due squadre giocherà la prima in casa.
contro di noi, sì. Ma dove si gioca praticamente? Se così rimangono le cose, la prima ce l'abbiamo in casa, ma giochiamo a Pianopoli ancora. La seconda a Leverano. Ma è una sorta di play-off, play-off, no? Sì. Quindi chi vince? Chi vince sale direttamente, sale in A2. Quindi non è bastato vincere il campionato. Ma però l'abbiamo già avete affrontata. I vostri osservatori sanno queste squadre chi sono. Ma l'abbiamo già affrontata per gli ottavi di Coppa Italia, l'abbiamo battuto sia in casa che fuori. Allora, signori commissari, l'ennesimo, ormai mi sono stancato, però è giusto farlo. Voglio dire, siamo arrivati all'epilogo, quindi si aspetta solo il nome dell'avversario della nostra squadra. Stiamo parlando della Top Volley Lamezia o Conad Lamezia, come in tanti la definite. Cari commissari, voglio dire, cari funzionari, cari dirigenti, ormai sono mesi e stucchevole la nostra, che non vuole essere polemica, è solo un invito. No, avete messo in grandissima difficoltà tutte le nostre società, quindi non ultimo, mi sbaglio, sì, Salvatore. Sì, abbiamo fatto un derby a pagamento per scoraggiare la gente a venire. Dove il Comune di Pianopoli si era preoccupato che potessero arrivare 1000 persone in quel piccolo palazzetto. Quindi abbiamo fatto un prezzo di 10 euro per scoraggiare la gente a non venire al palazzetto. Quindi scoraggiarla, sì. Addirittura siamo arrivati a questo. Voglio dire, siamo all'epilogo, quindi mancano due gare, no? Sì. Per sancire, stabilire chi andrà in A2. Stiamo parlando di un traguardo prestigioso, stiamo parlando di un traguardo che i dirigenti, tutta la società, gli atleti, eccetera, stanno inseguendo con sacrificio ed entusiasmo. Ma dico, vogliamo mettere il Palasparti nella condizione di poter accogliere tutti i tifosi, tutta la gente che vuole vedere all'opera sta cavola di squadra o no? Salvatore, io per esempio, vedo Salvatore, no? Che in genere notoriamente è molto più, voglio dire, pronto alla battuta, eccetera, però evidentemente quando si tratta di sto fatto praticamente ci cade in braccia, picchi un tipo in giù, insomma è un po', si sente un po', voglio dire, smontato, eccetera. E io comunque non potevo, cari commissari, non approfittare di questa presenza e quindi invitarvi. Ecco il caffè, prego. Prendi il caffè, prego. Con noi, l'amico Salvatore. Salvatore, ma tu senza zucchero? Amaro. Ah, quindi è amaro, ecco. E qui per esempio che degna la vita amara, no? Ci avesse messo mezzo più di zucchero. Lì invece evidentemente amara pa' amara, via. Ormai. Quindi la notizia è questa. La nostra squadra sta aspettando praticamente chi incontrare. È già stabilito, è Leverano. Il problema è, noi abbiamo due partite come ce l'hanno loro. Al momento noi siamo un punto sopra di loro, due punti sopra di loro. Se noi vinciamo le altre due è matematico che noi giochiamo la prima in casa. Se no dobbiamo affrontare Leverano, perché sia noi che loro abbiamo vinto il campionato con 3 giornate d'anticipo. Quindi con 3 giornate d'anticipo la nostra squadra. E così come la squadra di volley, anche la nostra squadra di pallacanestro, anche la Royal Team. La Royal Team. Cioè, ma commissario, ma guardate che in un colpo solo, da 28 anni, che solo Dio sa, cioè, voglio dire, la legalità, ma chi, ma per l'amor di Dio, a noi ci invitate a nozze, ci invitate a pasta e carne, noi viviamo per la legalità, ci mancherebbe, esaltiamo la legalità, esaltiamo le forze dell'ordine, la magistratura, eccetera, e esaltiamo anche la sua azione amministrativa, commissario, non ci fraintenda, però siamo incazzati, cioè non è possibile che in 4 mesi, 5 mesi non siete riusciti
No, a cavare un ragno dal buco, come cavolo si fa? Non sappiamo ancora di che si tratta. A proposito, Salvatore, tu che sei nella... Ma in un bala sparti, chi ci manca? Scusa, eh? No, perché... E magari è una mia lacuna. Cosa c'è che non va? Grosso modo, sai qualcosa? Grosso modo sono lavori... penso una decina di mila euro. Sto parlando di elevatore antifumo, una porta tagliafuoco, degli interruttori al quadro elettrico e la climatizzazione degli spogliatoi. Niente di che. Stiamo parlando quindi di interventi di modesta entità. Se avesse... La cosa assurda è che l'associazione, la Sì per lo Sport, si era fatta promotrice di pagarle loro. E lui ha detto di no. Quindi l'avremmo pagato noi, la Raffaele, l'avrebbe pagato la Roia. E lui? Lui? No. Il commissario? Quindi davanti alla disponibilità, proprio per accelerare i tempi delle società, lei commissario ha inteso dire di no. Non lo so i motivi che hanno l'hanno indotto a questa decisione. Magari, scusami Giovanni, magari un depossibile, magari è una procedura non corretta, ci mancherebbe altro. Però io una domanda voglio fare al Presidente Lettura. Presidente, chiedo scusa, ma dove andate a giocare negli altri palazzetti? Esistono tutte queste cose? Perché so che la situazione dei palazzetti a livello nazionale è peggio della nostra. In Sicilia abbiamo giocato in palestre, ecco. Dove la rete, quella che si utilizza per i ponteggi dei cantieri, era su tutti i soffitti. Ecco, volevo fare questa domanda. Bagno al buio, senza interruttori. Quindi? Cioè, voglio dire, possiamo fare in modo, cioè io ripeto, si sono mostrati disponibili, è una spesa non voglio dire così eccessiva, magari la società sarebbe rientrata poi, no? Una delibera avreste restituito quanto speso, loro magari volevano farsi, no, voglio dire, partecipi di questa situazione, mettere i soldi, sbrigarci, perché come sa, lo sappiamo, quando interviene il privato ci sbrighiamo, quando c'è invece un'amministrazione, un'istituzione, la burocrazia, i tempi si dilatano a dismisura, lo sanno anche i bambini dell'asilo. In altre circostanze mi suggeriva Giovanni, che ovviamente non faccio, non dico né A né I, in altre circostanze, in altri ambienti, la società si è fatta carico e nessuno ha detto niente. È strano. Cioè, voglio dire, io quando leggo, caro commissario, quando leggo che il ministero, mamma mia, è andato in brodo di giuggiole per il vostro modo di dialogare con la gente, di essere disponibile al dialogo, io sinceramente alla Fantozzi, ai Uiuti, in località Ginepri e dei Quattro Risata, da dove è scaturita una scossa tellurica del decimo grado della scala Mercalli, come sta qua? Non ho capito perché lei non esce fuori, non ho capito perché non incontra la gente. Qual è il vostro modo di intendere di parlare con la gente? Io, cioè, praticamente la nostra città ha i problemi che ha, la nostra città ha avuto questo scioglimento del Consiglio Comunale, ma viva Dio, ci sono delle realtà come la Conad, perché io ho seguito dall'inizio la nascita, eccetera, di questa società, no? Le loro ambizioni, i loro sogni, eccetera, ma in parte li avete un po' frustrati, meno male che sta avendo, voglio dire, il sopravvento la loro, voglio dire, il loro entusiasmo, la loro voglia di arrivare, e questo lo posso trasbordare anche all'attività imprenditoriale. Salvatore è un imprenditore che tutti quanti alla media conoscono, caro commissario, qua stiamo parlando di posti di lavoro. Non è che stiamo parlando di cose lupine.
Vedete, quando io mi trovo davanti ad imprenditori capaci, brillanti, giovani, eccetera, lasciamo perdere qualche stronzata che debbo leggere sui social, indegna di essere commentata, ma l'entusiasmo, il mio entusiasmo nei confronti di Salvatore, come potrei anche menzionare altri nomi, ma li avremo qua al nostro tavolo, è suggerito da che cosa? È suggerita dall'amicizia, ma suggerita anche dal fatto che conosco come si muovono, eh? Non c'è, voglio dire, il paraculismo, no, non c'è paraculismo in tutto quello che faccio, ci mancherebbe altro, poi qua ci conosciamo tutti. Salvatore, io lo so che tu sei... A proposito, ma è possibile che a Tonino una maglietta, diciamo, oppure fate farete delle magliette che ricorderanno questo? Speriamo, no? Quindi tocchiamo ferro, auguriamo a Salvatore e a tutta la dirigenza ovviamente le migliori fortune, sicuramente, dato che mi hanno già... Devo essere, però vedi qua, dato che papà era campano, partenopeo papà, nato ad Amalfi, io pure a sti cazzi così ci credo. Mo dato che un aiuto alla partita qua, alla partita là, io non vorrei, cavallo proprio alla cazza là, partita ci portuiella, quindi sarò costretto a seguirla. Vediamo, i streaming, cose. No, io volevo dire una cosa, ma parecchi ci hanno detto, perché la nostra emittente che è vista, così dicono, in tutto il circondario. Così dicono. Ma non sono sicuro. È seguito in tutto il circondario, non è seguito la Volley come diciamo la Royal Team, queste cose. Noi non le abbiamo seguite perché per rispetto nelle altre televisioni che hanno i diritti, non ci siamo andati. Logicamente ai festeggiamenti come emittente la mattina ci saremo, però noi siamo stati sempre vicino e collaboratrici, se avete qualche... Ci vuole, noi il siamo rispetto... rispettosi nei confronti delle altre emittenti. Non c'è dubbio, scusa, mi ha tradito. No. Non l'ha fatto fare nessuno, perché siamo amici di tutti. No, non hanno fatto questo. Ho visto come si è ripigliato, la pezza della parola, ma subito sì, però si accende. Saremo presenti ai festeggiamenti. Vedo una maglietta della Top Volley, la vedi? E ci auguriamo che ci porteranno la squadra in una stampa. Il manager di fronte qua, e quindi sicuramente lo vogliamo presentare, perché parecchi come si chiama, è una questione di immagine, perché ha legato la sua immagine magari alla CNN, ebbene che ha saluto a Canato, no, non vuole venire, non lo so, è timido. Molto timido. Ma anche timido lui, vi pensate, Salvatore, perché lo conosco bene. Comunque complimenti Salvatore, grazie. Bocca al lupo e grazie per quello che state facendo per la città. Grazie. Ciao grazie a tutti. Grazie. Abbiamo avuto ospite, Lettura, nonché abbiamo presidente preso al volo, ecco, e proprietario della Conad. Ecco. Una notizia che farà rumore è questo che apprendo stamattina. Parliamo del sindaco di Cosenza, Occhiuto, che annuncia che lui non si candiderà più. No, non si candiderà alle regionali. Alle regionali. Alla presidenza. No, alle regionali. Candiderà più poi quelle che si Questa è una malattia, le regionali. Questa è una politichita acuta, tenono tutti qua. Non si arrendono mai. Guarda, onestamente mi ha lasciato di stucco questa dichiarazione, perché io pensavo che Mario Occhiuto, no, anche perché stando alle cronache, stando anche ad alcuni sondaggi, lo davano addirittura sì, come uno dei probabili vincitori, quindi questa sua decisione, lui ovviamente cosa dice? No, io devo pensare alla mia città, quindi mette avanti la sua città Cosenza, e quindi è rispettabile sotto ogni punto di vista, cosa dobbiamo dire? Albino, come siamo messi? Guarda, siamo a 45. Allora, intanto continua, ci sarà il prossimo step proprio in tribunale, prossimo 27 sull'operazione Crisalide. Aprile, sulla inchiesta Crisalide, i cui sviluppi, se vogliamo, hanno determinato lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazione mafiosa, avendo toccato in alcuni frangenti
voglio dire, la parte politica cittadina. C'è una notizia curiosa. Sì, è curiosa, curiosa in un certo punto, perché te la girare i cuglioni. No, Nino, è curioso in questo senso. Non è che ti volevi un bucare alla posta. Ma la posso leggere? No, ma cazzo, mamma mia, glielo diciamo subito. Poi c'è una notizia, avete mangiato? Dal comune. Mi chiedo scusa. Avete mangiato? Hanno digerito, Tony. Avete digerito? Oh. Adesso tenetevi forte. Allora, voi dovete sapere che la triade commissariale a noi ci costa dei soldini. Sapete quanto ci costa al mese la triade commissariale? Ben 54.000 euro al mese. Attenzione. Di rimborso spese. Rimborso spese. Stavo finendo. Del rimborso spese. Ah, ma ti indisco, dipende di un'altra cosa. Io tutti quanti cercano un attacco. Questo attaccano un campo. Come dice la nonna mia Virginia, spesso va attaccato da un campo. Il documento è stato pubblicato sull'albo pretorio del comune. Oddio, ovviamente ha fatto il giro delle città, c'è qualche polemica a destra e a manca, sembrano eccessivamente i costi molto alti. Si riferiscono ovviamente al vitto, alloggio, benzina, cose, c'è dei giangommi, uno si può piare i giangommi la mattina, come le scalette, insomma, tutte le spese che riguardano. Insomma, che pro capite siamo intorno a 4.100-4.200 euro a cranio per il rimborso spese. Oddio, qualche spesa c'è. Però voglio se dire. Se avesse fatto qualche sindaco, qualche politico locale. Buongiorno, si sarebbe prego, stato molto criticata la costa. Vabbè, un sindaco si sa che un sindaco cammina con la macchina tuo comune, non è che un sindaco può dire la benzina con la macchina tuo comune, agite muovo pieno. E tutto quanto rientra in un budget, eccetera. No. Voglio dire, io non è che mi scandalizzo più di tanto, parliamoci chiaro. Qua stiamo parlando di rimborso spese, ma quanto pigliano un mese? Poi non dimentichiamoci questa corsa affannosa, no? Verso debbono mandare un commissario, debbono mandare un prefetto sempre in pensione. Non ho capito perché gente in pensione, non ho capito mai perché non un giovane. Alle prime armi, che si faccia le ossa anche in questa situazione, no? No, oppure un prefetto in pensione appoggiato da giovani, eh? Che insegna l'esperienza. Sì, ma voglio dire, comunque è uscita questa notizia, ripeto, parla in maniera dettagliata di questi discorsi dei rimborsi eccetera, ovviamente noi non siamo scandalizzati, però che volete, guardate qua, parliamoci chiaro, quando c'era la mangicogna per tutti, quando ognuno agiva brodi di cicere, sciala popolo che Dio lo vuole, sciala popolo e viva Agnese, come dicono a Napoli, quando tutti allora nessuno baccagliava. Il mondo andava bene. Mangiavano tutti. Oggi che le distanze si stanno allungando in maniera, voglio dire, eccessiva, dove c'è un confine tra i pochi ricchi e i moltissimi poveri, o giù di lì, quelli che vivono dignitosamente, allora la gente incomincia a parlare, a criticare, a fare i raggi X ad ogni situazione. Succede sempre così, noi italiani siamo fatti così. Allora, dopo questa notizia vogliamo fare gli auguri e i complimenti in bocca al lupo ad Amalia Bruni. Conoscete tutta la dottoressa Amalia Bruni, che è scienziata, che è diventata presidente del SIDEM. Che cos'è il SIDEM? Che cos'è il SIDEM? È un'associazione autonoma aderente alla Società Italiana di Neurogenetica, e Amalia Bruni è stata nominata presidente italiana. Presidente nazionale. Presidente. Nuovo incarico per la responsabilità del centro neurogenetica. Brava da male. È una eccellenza della nostra città che ci fa, insomma, piacere quando le cose. Ma la gente che eccelle, no, è sempre defilata, Giova. Certo. La gente che vende fuma. Ha tutto il possibile o l'impossibile per farsi notare.
intanto notizia, noi li salutiamo, poi io li conosciamo personalmente, certo, parla dell'Accademia Abruzia, esatto. il 2 maggio prossimo alle 11 alla tipografia del nostro amico, no? E saremo anche noi. Antonio Perri, approfittiamo per salutare chi? E Nella e Pino, il marito, che noi saremo presenti, siamo stati invitati, sarò presente. Per presentare l'evento, sì, così ci racconto i bruci, praticamente ci sarà un incontro con i giornalisti e nella stessa sede della tipografia. Benissimo, noi ci saremo. Beh, come sempre. Il Papa benedirà. Praticamente ci saranno in udienza al Papa e il Vescovo è una delegazione di sovenire. È una notizia. Sì, stiamo leggendo velocemente. Mamma mia, per l'amor di Dio. Ma per l'amor di Dio, È una pubblicità che vuole. Non la possiamo fare la pubblicità. Allora, qua c'è una nota, viabilità pericolosa nelle frazioni di Lamezia Terme. Ma ne abbiamo sempre parlato. Perciò. Ne abbiamo sempre parlato. Ci vogliono degli interventi milionari, cioè centinaia di migliaia di euro, parliamoci chiaro, quando parliamo di questi scarsa manutenzione, di strati, carreggiati, manso stradale, enormi buche, eccetera, eccetera. C'è Albino che sta scalpitando. No, ti stai evitando di metterti cavata a batteria. Non ho capito. Ci dobbiamo fermare, signore. Invece così continuiamo, capito? Che peggio. Vi vogliamo bene. Vai Albino. Grazie. Ah, domani buona festa, domani andiamo in onda, ci vediamo giovedì. Ecco, ha fatto bene Giovanni, domani è mercoledì, non andiamo in onda, questa rassegna stampa. Vi salutiamo, vi vogliamo bene e passiamo la palla, si fa così per dire. Si fa così per dire. A domani, dopo domani. Bella rosina mia, che nati che tondi, che mille capia. Com'era bella rosina mia, che nati che tondi, che mille capia. La votera giù mia, tu m'accaturo, e molo via d'auti maniare. La votera giù mia, tu m'accaturo, e molo via d'auti maniare. Com'era bella rosina mia, che nati che tondi, che mille capia. Com'era bella rosina mia, che nati che tondi e che mille capia. Si monaca ti fai, luco patizi, si ti mariti l'unferno t'abbrazzi. Si monaca ti fai, luco patizi, si ti mariti l'unferno t'abbrazzi. Com'era bella rosina mia, venati che tondi, che mille capia. Com'era bella rosina mia, che nati che tondi, che mille capia. La donna quanto è bella di natura, più c'è scurata va, più bella pare. La donna quanto è bella di natura, più c'è scurata va, più bella pare. Com'era bella rosina mia, che nati di tondi, che mille capia. Com'era bella rosina mia, che nati di tondi, che mille capia. L'amore vero veni di l'amore, la contentezza veni di lo cuore. L'amore vero veni di l'amore, la
contentezza veniti lo cuore. Com'era bella Rosina mia, che nati che donne che mi cavia. Com'era bella Rosina mia, che nati che donne che mi cavia. Com'era bella Rosina mia, che nati che donne e che mi cavia. Com'era bella Rosina mia, che nati che donne e che mi cavia. Ciao bello, ok, va bene, oggi ho, grazie, oggi ho fatto una canzone, vedete che andiamo in onda oggi e domani, perché domani non ci siamo, cioè, grazie a Dio domani ci riposiamo, è il 25 aprile, festa della liberazione, se qualcuno non lo sa, eh. Domani che mangio? No, ma che mangio? Che ne saggio che mangio? Saccio che ci cammo, se che domani, che mangio? Io vi saluto. Vi auguro una buona giornata e vi raccomando, giovani, senza che vi faccio le raccomandazioni, vi raccomando. E ci vediamo sempre, se Dio vuole, mattina di giovedì allo solito orario. Ciao, ciao, saluto a Pasquale, ad Alfredo e ad Antonio. Va bene? Ciao a tutti.